Dai, Michela Pietra, venite a vedere. Rosangela, guardate com'è cresciuta. Sì, perché questa. Mamma mia, Calcutta. La cosa che mi ricordo di più sia a Calcutta che in Mauro, in India in generale, sono proprio gli odori, l'odore di spezia, Pietro, vero? Le spezie, tutte le spezie possibili e immaginabili. Cos'è la Rosangela Homme? Eh sì. Guarda Proprio cosa. con attrezzi primitivi. Mamma, guarda quanto lavoro. Sì. Guarda, poi tutto a mano, sono pesantissime. Poi Lina, è proprio l'inaugurazione, diciamo, delle fondamenta. Oggi è una giornata bella per noi e per le bambine della scuola Auxilium, perché abbiamo i nostri cari amici dall'Italia. In modo particolare abbiamo la famiglia Rosangela D'Ambrosio. Alla loro presenza vogliamo spiegare un po' il terreno che inizieremo, la Rosangela Home, ha lo scopo di raccogliere le bambine, le orfane che provengono dai villaggi attorno, che ci sono 7-8 villaggi. Certo che quella di Rosangela è stata proprio una bellissima sorpresa. Ti ricordi quando eravamo lì a tavola e c'era Suor Gemma che a un certo punto ci ha chiesto: ma vi farebbe piacere se voi, se fosse dato il nome di Rosangela a una bambina che è nata da poco? Noi abbiamo accettato subito, eravamo lì tutti a tavola a mangiare intorno a quel tavolo rotondo, ti ricordi? Sì, E con le suore che anche erano. la mamma è stata carinissima, comunque noi l'abbiamo subito adottata, lei è stata subito grata e felice Sì, alla nostra famiglia. è stata una cosa che ci ha dato una carica Sì, e bellissima, perché poi Rosangela era proprio bellissima, tenerissima. è bello che adesso continuiamo a ricevere notizie da lei, perché poi è cresciuta. Ma a me è venuta voglia di ritornarci. Quando è che ci ritorniamo in India? Visto che ci siamo andati 2 anni fa, sono già passati 2 anni. È vero, credo che torneremo i primi di agosto, perché dobbiamo andare a inaugurare la Rosangela Home, perché ci sono tutti i bambini che ci stanno aspettando e io ho Perfetto. voglia di abbracciarli Beh, tutti. Ho esatto. avuto voglia di tornare in India. E un abbraccio.